quali sono i macro trend in atto? Allora, in questo momento abbiamo dei grandi macro trend che stanno trainando un po' il mercato. Le opportunità che ci danno possono essere opportunità chiaramente da calare ovviamente ai nostri consulenti e di conseguenza al cliente finale. Il primo macro trend forte in atto, a nostro avviso, è il cambiamento demografico. Quindi c'è un aumento del numero della popolazione a livello mondiale, negli ultimi 70 anni è quasi più che triplicata. Quindi stiamo parlando da 2 miliardi di persone negli anni 50 a oltre 7 miliardi e mezzo, quasi 7 miliardi e 6 oggi. E questo è il primo macro trend. Perché parlo di questo primo macro trend? Perché da qui si vanno a cambiare le abitudini delle persone, i modi di lavorare, il modo di muoversi, di avere informazioni. Stanno aumentando molto, ad esempio, i consumi, la richiesta di servizi, aumenta dall'altra parte anche c'è il tema dell'urbanizzazione. Di conseguenza poi ci sono anche tutta una serie di altri impatti che possono essere l'aumento dei rifiuti, quindi il problema di smaltimento dei rifiuti, piuttosto che il cambiamento climatico dovuto alla grande emissione di CO2. Questi sono un po' i macro trend che in questo momento stanno trainando un po' questo mercato a livello globale. E allora, quali sono i rischi e le opportunità in questa fase di grandi cambiamenti? I rischi e le opportunità, guardando i mercati in questo momento, diciamo luci e ombre, nel senso che probabilmente le opportunità ci sono sempre, ma lasciandoci alle spalle un 2018 particolarmente difficile sotto il punto di vista delle performance delle asset class, che hanno perso praticamente il 90% dell'asset class, non ha guadagnato. Possiamo però vedere l'altra faccia della medaglia, che è quella di vedere dei valori, cioè dei prezzi più bassi, dei price earning che sono tornati ai livelli del 2013. Diciamo, queste potrebbero essere le prime idee per dire non cambiamo completamente la rotta. Ecco. Oggi potrebbe essere proprio il tema dei macro trend e di una serie di investimenti legati a questi macro trend, il locomotore, il traino verso il consulente finale per portare il cliente a fare più portafogli di lungo periodo, perché a breve ovviamente abbiamo grandi difficoltà, abbiamo una situazione che tra un mese e mezzo deciderà se ci sarà e come uscirà la UK dall'Unione Europea, quindi non ci sono certezze da questo punto di vista, non ci sono accordi, c'è un petrolio che in effetti rimane sempre intorno ai $50 al barile, c'è una guerra dei dazi, cioè ci sono tanti punti che non possiamo far finta di non vedere, anche se a mio avviso i macro trend, ripeto, ci possono aiutare a trovare le opportunità. Quindi sotto questo profilo quali possono essere le strategie adatte ad affrontare questo tipo di contesto, strategie di investimento? Noi abbiamo diverse strategie, ovviamente avendo un'ampia gamma di offerta, c'è una strategia legata ai temi della sostenibilità, ma l'altra è legata ai temi della tecnologia. E questa strategia è una strategia legata a una gamma di investimento che noi abbiamo creato circa 2 anni fa, l'Innovators, e sono dei fondi che hanno un tema di investimento, ognuno si focalizza sul tema dei consumi, chi sul tema delle tecnologie dirompenti, le cosiddette disruptive technology, chi si concentra sulla parte energy piuttosto di healthcare. E quindi noi a questo punto stiamo dando un'offerta ulteriore al classico modo di investire che c'è, che è quello di fare l'asset allocation geografica piuttosto che mettendoci qualcosa di settoriale. Stiamo andando sui tematici perché stiamo cercando con questi tematici di cavalcare i macro trend che sono in atto in questo momento.